Enjoy, signori random qui con voi, che vi dà il benvenuto a questa nuova puntata qui su Payday 2, ragazzi. Me l'avete chiesto tantissime volte, volete tantissimi video su Payday 2. Come vedete, Random vi accontenta, infatti continueranno i video su Payday 2. Allora ragazzi, nonostante questo sia un gioco che si appresta molto all'online, cioè la coop, giocare con altri utenti, infatti il video io con altri utenti l'ho già fatto in colpo in banca, voi mi avete chiesto lo stesso in tantissimi di farvi vedere come si fa a mettere in ginocchio una banca senza alcun tipo di problema e da solo, soprattutto ragazzi, da solo. Voi dite basta che il cavo si trova dietro la banca e non è un problema, basta che si mettono giù le persone dietro e il problema è risolto. Invece io, ragazzi, oggi vi voglio dimostrare che si può mettere tutta la banca giù senza far tutta in stealth, senza far partire nessun allarme, da soli, completamente da soli. L'unica cosa che vi consiglio è avere vestito due pezzi, così destate meno attenzione e correte il doppio confronto avere dei giubbotti e proiettili giganti, una pistola silenziata e il jammer, e possiamo partire, ragazzi. Ovviamente, come sempre, bisogna avere quasi tutto il ramo spettro sbloccato, e soprattutto Mastermind, che così ti dà la possibilità di avere persuasione e dominatore, okay, che sono basilari come missione, come abilità. Quindi niente, la prima cosa in assoluto che dobbiamo fare, ragazzi, è aprire le due porte che si trovano all'interno di questa banca. Quindi questa qui, che è diciamo la porta posteriore della banca, proprio dietro la banca, sarebbe proprio dietro l'ingresso principale. Ok, apriamo in maniera tale che no problem, è aperta la banca. In maniera tale, ragazzi, che quando noi apriamo la porta, le guardie all'interno gireranno e usciranno dalla porta. Ecco perché bisogna fare questo, occhio sempre ai civili. Oh, porca vacca, direttore, prossima vittima è lei. Ok, chiudiamo il sacco e prendiamo la tessera, ragazzi. Tessera presa, ragazzi. Quindi abbiamo già direttore, scheda magnetica, raga. La scheda magnetica non serve a nient'altro che entrare nella stanza delle telecamere, in maniera tale che il tipo che la guardia che si trova all'interno della stanza delle telecamere, noi la dobbiamo disarmare e siamo a posto. Allora, di solito la stanza delle telecamere, raga, si trova o qui, e in questo caso non c'è, o si trova dall'altra parte. Quindi siamo partiti subito in quinta, ragazzi, e abbiamo già la stanza delle telecamere. Occhio sempre quando arriviamo qui, perché c'è una telecamera che o punta verso la porta, quindi dovete stare attenti, o punta verso la scala. In questo caso punta verso la scala e non abbiamo problemi. Adesso bisogna valutare una cosa. Qui prima di tutto c'è una guardia, quindi dobbiamo aspettare che va via. E di qui, ragazzi, c'è una telecamera. Adesso vi faccio vedere, datemi un attimo. Facciamo che vada via. Aspettiamo che vada via questa guardia, così siamo liberi. Intanto stiamo attenti se ne arriva una giù di qua. E abbiamo sempre una telecamera sopra di noi, ragazzi. Le telecamere sono attivate finché non facciamo questa operazione. Quindi uno degli obiettivi primari è riuscire a fotterci il direttore e fottergli la scheda. Nel caso non ci fosse la scheda, si trova nel suo ufficio la scheda, quindi anche lì è possibile entrarci senza farci vedere. Però questo lo farò vedere dopo come si fa. Innanzitutto ci aspettiamo che se ne vada questa, se si muove. Dai, vai via tu. Ok, scheda, giù la persona all'interno, rispondiamo al cercapersone, ragazzi, e abbiamo le telecamere. In questo caso adesso nessuna telecamera più ci potrà fermare, cioè le telecamere adesso sono innocui, noi possiamo passare sotto le telecamere senza che nessuno ci rompa le palle. Abbiamo fatto il sacco, abbiamo risolto anche questo. Occhio sempre, diamo una botta con le telecamere, vediamo dove sono le guardie. Ok, guardiamo nella mappa, ne inquadra solo una, quella là. Quindi, ok. Adesso, come potete vedere, ragazzi, possiamo pure camminare qua, che non ci dà problemi. Vedete che non ce li dà problemi? Quindi andiamo di sopra. Vediamo se c'è qualcuno sopra qui. E infatti c'è qualcuno. Vedete una telecamera lì, come sempre, vi ripeto, è innocua. Ok. Put your hands up. Ok.
Ok, l'abbiamo disarmata, ragazzi, e abbiamo già fatto fuori un'altra guardia. Adesso ne abbiamo una lì. Il cavo intanto è dietro, non avevamo neanche guardato che è una delle prime cose da fare. Guardare dov'è il cavo in questo caso è dietro. Ok. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, ragazzi. Vedete, noi abbiamo già la stanza delle telecamere, ma se noi non l'avessimo, non è un problema, guardate perché. Noi basta che entriamo qui, vedete? Con calma. E qui, sul... qui così, sul, sulla scrivania, è qui. Se non ce l'ha il direttore quando lo uccidiamo, è qui. Quindi vedete che anche se non avessimo preso la tessera saremmo a posto. Poi ricamminiamo, sempre abbassati, mi raccomando. E vedete che per un pelo, ma non vi beccano. Quindi anche questa è una figata. Ora ritorniamo su, raga. Dobbiamo sempre tenere d'occhio qui. Perché le guardie escono, salgono e se vedono questa danno l'allarme. E per noi questi sarebbero cazzi perché salterebbe tutto il nostro piano. Intanto occhio ai civili. Perfetto, ritorniamo di qui. E ora dobbiamo continuare a vedere. Ok, abbiamo ammazzato la guardia. Passiamo sempre abbassati. Rispondiamo al cerca persone. Ragazzi, guardate l'epicità! Dobbiamo prima di tutto far fuori tutte le guardie, riuscire a prendere la tessera, quindi far fuori anche il direttore o andare nell'ufficio come vi ho fatto vedere. Far disarmare tutte le guardie. Ok. Adesso noi con calma passiamo, tanto come sempre vi ho spiegato, se stiamo abbassati ci beccano la metà, quindi ok. Se stiamo alzati è istantaneo il fatto che ci beccano. Adesso ragazzi dobbiamo vedere dove è finita l'ultima guardia e... soprattutto se c'è un'ultima guardia, perché non ne sono tanto convinto. Allora noi teniamo sempre d'occhio qua, che è importantissimo. Teniamo d'occhio. Ok. Eccola lì. Eccola lì, ragazzi. Ora dobbiamo aspettare che faccia il giro, che vada da qualche parte, che non ci dia problemi. Poi vi farò vedere passo per passo cosa dobbiamo fare. Allora, intanto per incominciare dobbiamo iniziare a mettere giù tutte le persone che ci sono, guardate intanto la guardia, le persone che ci sono negli uffici, perché io non vi voglio far vedere una cosa che è più epica del normale, perché come sempre se vi ho abituato, io faccio cose solo più epiche del normale. Cosa succede ragazzi? Che questa è la parte dietro, gli uffici, e vediamo che ci sono queste due persone e non ce n'è altre, apparentemente. Invece adesso dove zoomo, proprio dietro qua, nella parte dietro, c'è un bastardo che è quello che mi sta più sulle palle di tutti. Perché non fa un cazzo? Sta lì in ufficio con le gambe sopra la scrivania a far niente, capito? E quindi quella non è un problema perché non ci becca. Ma comunque la metteremo giù. Adesso noi che cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente disarmare, uccidere o comunque dominare la guardia che sta camminando in questo momento, che è l'ultima della banca. Poi dobbiamo dominare questi qua che zoom, questi due personaggi qui che ci sono nel... questi due qui in ufficio che stanno, tra virgolette, lavorando. E poi possiamo addirittura mettere il trapano. Quindi adesso noi ritorniamo di là. Perché una volta dominata questa guardia, ragazzi, o comunque disarmata, uccisa e tutto, abbiamo la banca in mano. Praticamente abbiamo già il cavò. Davvero, ma non sto scherzando. Davvero. Intanto la guardia è lì. Ok, aspettiamo sempre che faccia il suo primo passo falso. I posti dove noi possiamo uccidere le guardie molto più facilmente sono dentro questa stanzina, o se esce di qui e va fuori o sul tetto. Comunque i posti ci sono. Lì ovviamente diventa più difficile, ma non perché non riusciamo, perché quando la uccidiamo dobbiamo rispondere a cerca persone. Ci sono dei civili che iniziano a correre all'impazzata e allarmano tutti. Quindi questo ovviamente è naturalmente un problema. Quindi adesso la guardia dove cavolo va andrà di là e niente, dai raga. Allora io per non tritarvi, siccome questa è capace che per un quarto d'ora continua a fare questi giri del cavolo, io taglio il video, quando la sto per uccidere ritorno, quindi a tra poco. Eccoci tornati ragazzi, guardate, è qui dietro, guardate. Continua a girare e rigirare, infatti vedete anche in alto nei minuti, non esce fuori o comunque non va nello stanzino che c'è lì. Proprio esattamente qui, che se dovesse andare lì io sono a posto, la farei fuori in un attimo. Quindi speriamo in bene, non volevo tagliarvi questo pezzo, io devo farvi vedere che la faccio fuori. È l'ultima guardia della banca e poi abbiamo la banca in mano, quasi la banca in mano. Quindi adesso speriamo che faccia un passo falso, guardate infatti entra lì. Ok, fatta fuori. Headshot bitch.
rispondiamo al cerca persone, ragazzi, e abbiamo la banca in mano, completamente in stealth, ragazzi, è finita. Ok, meno male che ho attaccato la gestione al momento giusto. Prendiamo il corpo, ci sbarazziamo, giusto per, tanto potrei lasciarlo lì, tanto la banca è mia. Ok, andiamo a buttare l'ultimo sacco dei... non l'ultimo, no, perché comunque ne abbiamo... ne faremo altri. Ragazzi, abbiamo la banca in mano. Ora che abbiamo fatto fuori tutte le guardie, possiamo andare a prendere il nostro trapano. Ragazzi, mi avete chiesto come farvi... come fare a farvi vedere... a fare la banca completamente in stealth da soli. È tutta questione di pazienza. Infatti, come avete visto, ho fatto fuori il direttore, ho preso le la tessera, sono riuscito a prendermi in mano le telecamere, sono riuscito a uccidere tutte le guardie. E adesso, ragazzi, mettiamo lì il trapano. Ok, adesso andiamo qui, ci facciamo vedere da questi due, li mettiamo giù. Però questi li killiamo. Ok. Ok, raga, possiamo già mettere il trapano, perché la banca di fronte non ci sentirà mai. Voi immaginate che se adesso io aspetto tutti i minuti necessari per... aspetto tutti i minuti necessari per... diciamo, affinché il trapano finisca, cioè 342 secondi, avrei il cavolo. Potrei svaligiare completamente la banca. Occhio che ce n'è sempre anche uno qui. Lo killiamo anche a lui, ragazzi. Voi... se mi chiedete perché sto killando tutti quanti, semplicemente perché ho 6 fascette e mi servono soprattutto nel... davanti mi servono, diciamo, nel... quando farò l'assalto davanti. Allora, mentre il trapano va avanti, ragazzi, io vi farò vedere che allora la banca dietro qui è completamente vuota, quindi non abbiamo problemi. Ora c'è un modo, perché voi dite, random cavolo, però adesso a me mi capita spesso che questo cavo si trova davanti, cioè adesso andiamo, vi faccio vedere dov'è, è facile quando si trova dietro, random. Tu basta che metti giù queste quattro persone, disarmi tutti quanti, fai fuori il direttore, ti prendi le telecamere, che come fosse facile comunque anche questo, metti giù il trapano, non ti sentono, la svuoti e te ne vai. Io vi faccio vedere che da solo si può anche volendo prenderci tutta, tutta la banca, senza allarmi. Ovviamente è difficile, io vi faccio vedere come si fa, vi faccio vedere il mio piano. Innanzitutto dovete vedere se è aperto di qui o di là la porta. Infatti una o l'altra è sempre comunque aperta, infatti questa è aperta. Questa, come vedete, è chiusa, quindi dovete andare di là. Raga, intanto un secondo che passo di qua, perché ho bisogno di andare a riattivare il... trapano. Come vedete, io vi faccio vedere che se voi avete spettro, desti meno sospetto, quindi ce la fai a passare, e anche davanti alle altre persone. L'importante è che state abbassati, questo è importantissimo. Ok, comunque per tornare vi consiglio di passare di qua, è sempre meglio per sicurezza. Allora, ragazzi, io ho fatto ripartire il trapano in questo momento, quindi non vi preoccupate, potevate lasciarlo anche spento e farlo ripartire dopo, tanto in stealth avete tutto il tempo possibile. Ripeto, voi guardate, qui è chiuso, è meglio fare l'attacco di là. Il piano è questo, ragazzi: noi dobbiamo uscire fuori. Dentro qui vedete che ci sono queste due persone. Quando noi andiamo a mettere giù il jammer, nessuna persona in un grande range, perché io ho tutto spettro, quindi si allarga il range, non possono usare nessun tipo di mezzo tecnologico, come dire apparecchi tipo telefonini, cose varie, per comunque comunicare con la polizia. Ma l'unica cosa che il jammer non può evitare è che questi, vedete questi pulsanti qui che sto mirando ora, quei pulsanti lì funzionano anche se abbiamo il jammer. Quindi avete capito bene, le persone più importanti da far fuori in questo momento sono questi due cassieri. Quindi appena metto giù il jammer, bisogna prima di tutto uccidere queste due persone qui, subito, fatte fuori. E poi bisogna mettere giù tutto il salone, tutti i civili nella banca e correre fuori, perché c'è un maledetto là. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, concentrati, 3, 2, 1, let's do this. Ammazziamo queste qua che sono le prime persone da ammazzare. Dobbiamo mettere giù tutti quanti. Ok, occhio qui. Guardate che era già pronto ad andare. Ok. Dov'è che dobbiamo tenere d'occhio in strada? Non c'è nessuno, ragazzi. Occhio. Ritorniamo qua. Lì iniziamo a legare. Io ho 6 lacci. Ok, leghiamo. 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 Leghiamo.
l'ultimo lo uccidiamo e abbiamo la banca in mano, ragazzi. Adesso occhio, occhio, occhio di fuori. Occhio, occhio, occhio di fuori. Perché abbiamo ucciso uno qua. Lo chiudiamo, lo portiamo dentro, ragazzi. Occhio, ripeto. Guardate, spawnano civili. Vedono. Voi non ve ne accorgete perché sti bastardi non fanno venire fuori le... Guardate intanto un errore qua. Uccidere, non bisogna lasciare nessuno slegato vivo per terra. Quindi bisogna ricontrollare. Ho fatto l'errore, mi ha perdonato, perché avrebbe potuto chiamare. Questi sono tutti uccisi, dobbiamo andare qui, ragazzi. Fate fuori tutti i civili più possibili, raga, perché questi, guardate, spawnano e non ve ne accorgete, vi danno l'allarme. Quindi fate fuori tutti. Quando siete in tanti, ovviamente ci sono molte più fascette e non avete il pericolo che spawnino civili e vi chiamino la polizia o comunque facciano scattare l'allarme. Ora, in questo momento, io di solito sono abituato a metterla qui, ma farò una cosa carina, vediamo se riesco. Intanto facciamo ripartire il trapano, ragazzi. E come vedete, raga, abbiamo la banca in mano. Ma sempre state attenti, non è che vi rilassate, pensate che sia finita, raga. Io consiglio sempre di stare attenti alla strada, e la parte più importante di tutte è questa. Voi non mi credete, ma voi pensate, beh, abbiamo la banca in mano, ci chiudiamo dentro ed è finita. No, ragazzi, non c'è cosa peggiore che potete fare che pensare di aver già finito, perché ogni volta succede qualcosa, quindi vi conviene tenere sempre sotto controllo le strade. Dopo un po' i civili, tipo due o tre civili, spawnano, poi non spawnano più, però comunque a volte, ragazzi, non mi crederete mai, una volta che avevo la banca così, mi sono trovato che spawnava i civili dentro la banca addirittura. Quindi occhio, ragazzi, occhio. Adesso ovviamente si può anche stare qua in banca, perché abbiamo visto che fuori è a posto. Intanto io faccio la pulizia dei civili, tutti quelli morti li metto qui. Ok. Tutti i civili morti, questo è legato, questo è legato, questo è legato, questo è morto. Tutti i civili morti li mettiamo qui. Io ovviamente vi ripeto che non ho fascette, sennò io li salvavo. I civili non sono un assassino, come immaginate. Ok. Abbiamo tutti i civili. Qua intanto il trapano continua ad andare avanti. 37 secondi, raga, abbiamo la banca in mano. E vi faccio vedere che oggi, voi mi avevate chiesto oggi, raga, di farvi vedere come si fa a fare la rapina in banca in stealth da solo. Ovviamente io non devo fare il record di bottino, rubare cose, quindi non aprirò le cassette. Però intanto vi ho fatto vedere come si faceva. Quindi, raga, praticamente vi faccio vedere anche che se entriamo di qui ci sono banconote qui, quindi occhio, sempre controllate le banconote qui. Ok, fottetevi tutto. Di solito c'è anche, non di solito, ogni tanto, raga, potete trovare, guardate intanto la bellezza che si apre il cavo. Intanto potete anche trovare delle banconote qua, come ho fatto prima. A volte c'è una cassettina anche qui con dei contanti che vi conviene aprire. Intanto, ragazzi, abbiamo svaligiato la banca in completo stealth. Ovviamente qua adesso ve ne apro solo una per farvi vedere che comunque è una cazzata, per chi non lo dovesse sapere. Comunque me l'avete chiesto in tanti, io cerco sempre di accontentarvi tutti, perché vi voglio far ripagare di tutti i vostri commenti, like e i complimenti che mi fate. Quindi niente, continuiamo a buttare fuori. Ok. Oh, mamma mia, si è buggata la borsa. Ok, vi faccio vedere, basta che vi avvicinate, ragazzi, e tenete premuto F e aprite la serratura. Guardate quanto ci mette, però. Ovviamente è una rottura di palle, verrebbe un video di un'ora, e poi tra l'altro è anche noioso stare qua un'ora. Ma se voi la fate in coop con qualcuno che ha la sega, ci mette un attimo. Si porta la sega, si porta i pacchi di munizione e ti apre tutte le cassette tranquillamente. Vedete, intanto quando le aprite tutte, penso che almeno due o tre borsoni pieni di o oro o denaro soprattutto li riuscite a fare, quindi siete a posto. Adesso, ragazzi, io porto fuori le borse di denaro e quando sono all'ultima ritorno, quindi a tra poco. Eccoci tornati, ragazzi, e finalmente abbiamo preso anche l'ultima borsa. Come vedete le ho buttate tutte lì, così vi faccio vedere che le butto dentro. E siamo a posto, io ne ho già buttata dentro una, infatti vedete a borsoni aggiuntivi sono quelli lì. Ok, dentro. Prendiamo anche questa. Oh! Mi chiamavano Michael Jordan. Dentro, 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 dentro. Niente, ragazzi, banca!
colpo in banca, denaro, overkill, da solo, completamente in stealth. Ragazzi, salutiamo la banca, ciao e ce ne andiamo. Spettacolo ragazzi, anche questa mi avete chiesto come si fa a farla da sola. L'azione è questa. Poi tra l'altro adesso che ho chiuso il video mi sono ricordato che sono un pirla, perché con l'abilità jammer io ho l'abilità per aprire i bancomat. Avrei potuto aprire il bancomat. Nel caso non dovesse averla e aveste la sega, avreste la possibilità di aprire anche il bancomat con la sega. Sono stato veramente un pirla, non ci ho pensato ma mi è venuto in mente. Vabbè, comunque l'importante è che ho messo in ginocchio una banca senza problemi. Entriamo nel payday. Vediamo se mi dà una maschera carina, perché raga ho le maschere tutte di merda. Dai, sì, dammi una maschera. Giallo, ocra, blu, navi. Vabbè, niente male, non ci lamentiamo. Niente ragazzi, allora io dico, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Se volete altri video di Payday 2, basta che mi mettete i pollici in su e vedo se vi sta piacendo. Ditemelo nei commenti cosa ne pensate di come sono riuscito a mettere in ginocchio questa banca. E niente, non vi trito più ragazzi. Vi invito sempre a mettere il like sulla pagina Facebook, venire sul TS pubblico dove mi trovate tutte le sere, venire sul gruppo Steam così possiamo giocare e conoscerci insieme, magari... Che ne so, iniziare anche qualche cop con i migliori di voi. Quindi ragazzi, io vi chiedo ancora di mettere un casino di mi piace, così almeno io vedo se vi piace, e dirmi cosa pensate ancora nei commenti. Niente, condividete il video se vi è piaciuto, fatelo conoscere a tutti i vostri amici, che sarebbe il miglior regalo che potete farmi per ripagare di tutti i miei sforzi che faccio per riuscire a far video che possano intrattenervi. Ragazzi, ora non vi trito più, vi dico ancora grazie a tutti per tutto quello che fate. Penso che davvero per questo episodio possa bastare. Da Random è tutto. Enjoy ragazzi.